E-Gay Sports. It's in the gay. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Quinto episodio della carriera con l'Andorra. Abbiamo fatto il famoso cambio generazionale perché sul finire dell'episodio scorso siamo passati ufficialmente da FIFA 23 a eSports FC 24. Per chi fosse nuovo, abbiamo spezzato la carriera arrivando a giocarci la prima stagione sul capitolo vecchio per poi esportare tutti i dati e inserirli sul nuovo capitolo. Quindi a livello di squadra, di rosa, veramente non cambia niente. E apriamo subito col torneo estivo con un po' di mercato. Tuffiamoci nell'avventura, ragazzi. Allora ragazzi, tutto questo l'abbiamo già visto sul finire dell'episodio precedente, quindi non vorrei perderci ulteriore tempo. E allora avanziamo. Già ci chiedono Gustafsson e non lo do via. L'Espagnol chiede Barrera in prestito un anno. Io sapete che sono molto tentato da darglielo, perché secondo me farà un botto di esperienza. Due anni no, ma uno sì. Pagano il 70% dello stipendio, a noi ci va bene. Ok, Barrera ci lascia in prestito per un anno all'Espagnol. Praticamente è andato in prestito a una squadra più forte. Speriamo che questo lo possa far migliorare un bel po'. Ci chiedono Diego Allende. Magari riuscissi a cavare 2,8 milioni, potrei anche darglielo. Ok, perfetto, hanno accettato. Vogliono Ivan Gil, 2,2 milioni. Vediamo se riesco a ricavare 4 milioni tra tutte e due. 250, ok, perfetto. Diego Allende ci ha ufficialmente lasciato. È andato alla Spalmas, la squadra che ci ha praticamente vinto il campionato in faccia la scorsa stagione. È vero che abbiamo Scalvini e Caballero, però a sto punto, dato che Barrera è partito in prestito, un tentativo per un centrale lo farei. Abbiamo il torneo estivo, ovviamente punto a quello che dà più soldi. Chi non farebbe così? E voglio provare con Ato dell'Ajax, difensore centrale di 17 anni. E vado a offrire 4 milioni. Ok, contenti dell'offerta, perfetto. Turnover, zio, non lo so, Cioè, per me potresti fare molto di più. Va dai, 1000 a settimana, penso ti possano bastare per un turnover. Ok, Ato è un nuovo giocatore dell'Andorra. La dirigenza non è contenta del trasferimento, lui è un 68, è comunque più forte di Barrera. Sicuramente nelle rotazioni un suo ruolo lo troverà tranquillamente. Ci chiedono Caballero, ma io Caballero, ragazzi, non lo do via, manco per sbaglio. Pampin ci si può ragionare. 2,8 li prendono, ok. Bene così, 6 milioni praticamente fatti con giocatori che non useremo mai. Belotti l'ho appena preso, ma... E un altro ci lascia, appunto, Ivan Gil per il Casa Pia. Non so veramente chi cazzo siano questi. Ah, c'è anche qualcun altro che va? Pampin, appunto. Ripensandoci, magari qualche soldino ce l'avrei pure cavato per Belotti, da reinvestire magari un attaccante, che ne so, come Højlund. Ripensandoci avrei potuto anche farlo. Comunque abbiamo 18 milioni. Prima partita, ragazzi, Andorra-Asburgo. Andiamo a giocarcela, ragazzi. Andiamo con i titolarissimi, poi vedremo cosa succederà. Eccoli qui, Diego, la Madonna, Pirlo, sei inguardabile. Sei inguardabile, cazzo. Così? Dove stiamo giocando? San Siro, raga. Ok, c'è da fare bella figura a tutti i costi proprio. Certo che è cominciato tardino, il torneo. Molto tardino. Certo che senza, ragazzi, l'ingresso delle formazioni, tutta una cagata assurda sto gioco. C'era bellissimo quando entravano in campo le formazioni, i bambini hanno tolto tutto. Hanno lasciato solo degli spezzoni veramente inutili. Cioè praticamente dal pullman siamo passati direttamente al calcio d'inizio, una cosa orribile. Bravo, Gustafsson. Gustafsson, la parata del portiere. Chiarissima occasione da gol per l'Andorra. Oh, Handanovic, che parata. L'altro sto usando un giocatore che nel gioco non c'è più, però ok. Diego Lainez è partito, Diego Lainez dentro. Per Gustafsson, nope. Il palo, ragazzi. Niente, la prima partita, ragazzi, è sempre stregata. Sempre. È una cosa fissa. Già due gol sbagliati a un metro dalla porta. Che è successo, Gustafsson?
qua c'è un fallo, qua è rosso, sì, è rosso. Fallo a palla lontana, dai, su, da dietro. Qua dentro il Tucumano, ragazzi, non ne aggancia. Ce la facciamo a fare gol? Se non facciamo gol all'Asburgo, allora quando affronteremo squadre come Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona, Siviglia, Valencia, cosa mi devo aspettare, ragazzi? No, no, lo sapevo, ragazzi, lo sapevo troppo. Sapevo troppo. Unica occasione chiara della partita, ragazzi. E l'Asburgo vince la prima partita, quindi vuol dire che non vinceremo mai questo torneo. E tra l'altro, ragazzi, la prima partita di ogni episodio è sempre così. Io non capisco i due gol falliti sotto la porta. Davanti il portiere, una parata strepitosa e un palo. Io non capisco, mi rifiuto di capire, ragazzi. Peccato, chissà quando rigiocheremo a San Siro. È andata così. Vogliono Gustafsson, se la prendono nel culo. E questa è la prima partita che ho giocato a FC24. E questo è stato il benvenuto che gli eSports mi ha dato. Perché questa è stata veramente la prima partita single player a questo gioco. Palermo Andorra, vediamo cosa mi tiri fuori sto giro. Juventus Stadium, la terza sarà allo stadio dell'Udinese per forza. Poi che palle che questo torneo, come perdi una partita già non lo puoi più vincere. No, perché? Perché Quadrado era lì? Perché? Che cazzo ci faceva Quadrado lì? Niente, la seconda partita di questo nuovo gioco devo già sbroccare malissimo. Non lo so. Di Francesco, calcio di rigore, calcio di... Ma... Cioè, io ho premuto cerchio, si è spostato e dopo è tornato sul giocatore. Che gioco del cazzo! Brunori, Andanovic pare il rigore. Godo, ste ladrate del gioco, ragazzi, non le sopporto proprio. Vai, e se non era gol prima, è gol adesso. Certo, no? Certo, perché io sono uno stronzo che non può giocare a sto gioco. Io sono uno stronzo, io devo subire e basta. Gustafsson, gol, bravo. Bravo, brava testa di minchia, bravo, 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 bravo. Dopo due gol subiti in due partite, mi fai fare sto gol, bravo, bravo. Muori, guarda, per favore, fammi un favore, muori. Albanis, Gustafsson, ma, cioè... Dimmi che è una presa per il culo e mi metto l'animo in pace, per favore. Roberto Pereira, 2-1. Cioè, faccio gol solo così. Ormai è l'unico metodo per fare gol. Roberto Pereira, l'abbiamo ribaltata, direi anche giustamente. Poi che dobbiamo stravincere anche la partita prima, che eravamo anche in superiorità numerica. Evidentemente il gioco ha deciso di darmi il benvenuto a modo suo, no? Ragazzi, Belotti è un cazzo di tronco. Fa un cazzo, Belotti. Eccolo, eccolo, eccolo Lunt, un difensore centrale, ragazzi. Mi ha preso gol da un difensore centrale al secondo tiro. Che bel gioco del cazzo. Perché a me sta cosa dei preparatori, dello schema, delle tattiche, non me ne frega un cazzo. Io voglio giocare alla carriera. Basta. Non sto chiedendo chissà cosa. Portamele in campo le innovazioni. Gioco di merda. Portamele in campo. Portamele nello script. Nei portieri buggati. Lì le devi portare le innovazioni. Ecco il terzo. Che culo. Non mi dire che si prende il gol sul finale un'altra volta, perché non ci credo. Io non ho parole.
Io veramente, questo gioco è ufficialmente il FIFA più schifoso che abbia mai giocato. Anzi, non è neanche più FIFA. Io resto veramente allibito da quello che vedo. Cioè, io sto giocando per prenderci la mano, perché sennò già a metà della partita scorsa avrei già accannato tutto. Ma ragazzi, questo è grave. Questo è gravissimo. E sto sbroccando così per delle amichevoli, vi rendete conto? Dobbiamo giocare un cazzo di campionato intero. Quell'altro coglione non ha trattenuto la palla al 90esimo. Prova a far giocare Bull, che vi devo dire? Ultime 3 partite giocate in questa carriera, 3 sconfitte su 3. Albacete, Asburgo e Palermo, 3 squadre del cazzo. Degolane, Svelotti. Dai, terza volta in svantaggio. Ale! Ale! Terza volta su 3 in svantaggio. Ma sì! Ma sì! No, no, ma che cazzo è? Ma che cazzo è sta roba? Ma guarda Pereira! Ma guardalo lì! Diego Lainez, Belotti, gol. Cioè, ce l'ha fatta! Il primo 79 di overall! Primo tiro in 3 partite di sta merda di giocatore! Primo tiro in 3 partite di sto coglione! Ma chi cazzo lo fa sto gioco? Roberto Pereira. Cioè, sul finale lui non la respinge. No, cioè, che cazzo di vergogna. Che vergogna. Che vergogna di gioco. Che è sta roba? È un insulto al calcio, ai videogiochi, ai soldi che uno ci spende. È un cazzo di insulto questo. Prova a prendere Fresneda come terzino destro, così da spostare Quadrado esterno. Offro 6 milioni. Vabbè, clausola, va bene. Chi cazzo se ne frega. Quadrado sta facendo più danni della grandine come terzino. Quadrado al posto di Lainez. Farrell un anno al Mallorca in prestito, va bene. Prima giornata di Liga. Atletico Madrid-Andorra. Adesso, ragazzi, rideremo un casino. Cioè, ma preparatevi a ridere per bene adesso. Vedrete, vedrete quante risate vi faremo fare. Eccolo lì, dopo 10 minuti neanche, quarta partita di fila che si va in svantaggio. Grazie, grazie eSports, grazie. Buono. Quadrado, guarda, ma guarda lì che roba. Pereira, capocannoniere per ora Pereira, ragazzi. Cioè, avete notato che l'offline ha cominciato a fare come l'online? Guardate, ha spostato il portiere. Ha spostato il portiere all'ultimo. Quando ha capito che io avevo incrociato, perché ha letto l'input, non l'algoritmo, l'ha letto, ha spostato il portiere. Ma te guarda dove è andato il difensore! Replay. Guardate Scalvini. No, chi è? Caballero. No, ve lo faccio vedere meglio, ve lo faccio vedere meglio per capire sto gioco del cazzo. Guardate lui. Lui. Caballero. Lo stavo controllando. È andato fuori dal campo! Fuori dal campo è andato! 6 gol subiti in 4 partite, mi pare onesta come cosa. Ma guarda! Fa fallo! La palla preme il cerchio, prende l'input del fallo, non del tiro. 3-1, 3-1, raga, 3-1. Ma cos'è sto gioco? Ma è un furto di soldi. Ha preso l'input del fallo e non c'ho parole. Dai, fai il quarto, ma 8 gol subiti in 4 partite. Basta, mi sono rotto il cazzo. Vai simulazione. Vai risultato. 4. Ah, ha fatto gol a simulazione! Andorra, Raio Vallecano. Adesso continueremo a ridere. Datemi retta. Metto Ato titolare.
Vediamo se serve a qualcosa. Almeno hanno tolto il kick off glitch. Quadrato, parata. Lo sapevo! Loro fanno gol da ogni posizione! E vaffanculo! E che palle! Non posso continuare così! No, no, no! Dove è andato quell'altro scemo? Dove è andato quell'altro scemo? Ato 2-0. Palla di Roberto Pereira. Primo gol dell'ex Ajax. E a me non mi viene da esultare, ragazzi. Cioè, io ho uno schifo così, è veramente aberrante. Mai vista una cosa del genere. E spero veramente di non rivederla più. Berotti. Ma madonna, che giocatore del cazzo! Albanis, madonna, cosa ha preso? Gol. Ancorato, doppietta. Pensate voi, due gol di testa. Pensate voi che sfiga, che schifo. Che cazzo, raga. Grazie, grazie per il contentino, IFC, grazie. Grazie per il contentino. Perotti. Cazzo è sta roba? 3-0, prima vittoria finalmente, clean sheet. Ma a me non me ne frega un cazzo perché è un gioco di merda, un gioco che non funziona un cazzo. Non funziona proprio zero sto gioco. Allora, io cerco di mettere Belotti sul mercato perché è veramente un giocatore del cazzo. Cioè, orribile. Pare di usare Ibrahimovic. Andorra, Mallorca. Facciamo riposare Gustafsson e facciamo giocare Ivanov. Hanno calato Andanovic a 75. Cos'è sta roba? Sti qua c'hanno Murici, ragazzi. Vai, eccolo! Eccolo Murici! Eccolo qui! Corri in pallo! Vi avevo detto che mi avevano dato il contentino la partita scorsa. Ve l'avevo detto! Corri in pallino! Giustamente! Corri in pallino! Murici Andanovic. Già, raga. C'è, ma proprio no! Ma proprio no! Ivanov. La para! Non c'è il rimpallino per me! Ivanov, e dai, e sì, e para, il mio non para un cazzo. Ma andiamo, sì, para, tutto quello che vuoi. Vai. Doppietta di Murici, il portiere che va da una parte, l'altro portiere che para tutto. Ma sì, gioco di merda. Continuiamo a rubare i soldi, continuiamo a fregarci del fatto che Rocket League è più realistico. Belotti, un gol, non ci credo. Raga, abbiamo fatto gol. 12° tiro in porta, però vabbè. Una vittoria su 6 partite. Ma sì, ma chi se ne frega. Tanto io ho già pagato sto gioco, no? Un fallo che non si sa perché è fallo. Bello. Gol da casa sua. Va bene, mi sono veramente rotto il cazzo. Cioè, ho messo l'omino sul palo! Niente! Diego Lainez, che tanto la parerà! Perché la parerà? Perché la parano? Perché la para? La para! Io non c'ho parole, cioè io... Ok, che nella vita si vince, si perde tutto quanto. Però uno spreca tempo, soldi,
E sottolineo soldi, notti insonni, sere che non esce di casa per giocare a questa merda. E questo è il ringraziamento da parte di chi si prende 100 euro per questa merda. Ci provo con Gabri Vega, provo lo scambio con Kanté. Per forza, è un giocatore che è veramente inutile. A meno che Gabri Vega ha un potenziale incredibile. 30.000, preso. Almeno torniamo al 4-4-2 normale, c'è più densità a centrocampo. E vaffanculo. Come ultimo provo Moukoko, Borussia Dortmund, vecchia conoscenza delle nostre carriere. Gli offro Belotti più 10 milioni, me lo devi accettare per forza. 11, va bene, piuttosto che togliermi Belotti dal cazzo, accetto. 10.000, va bene, via, posto. E a questo punto vado anche su che su Scorona, attaccante che poi posso magari adattare a esterno. Questi continuano a chiederci Gustafsson e continuo a rifiutare qualsiasi offerta. Brera, andato via, già aumentato di uno. Fantastico. Fare il pure, Lainez anche. Real Sociedad Andorra, altra figura di merda, sicuro. Squadra riposata, non avete scuse adesso, eh. C'hanno Zakarian, anche lui vecchio pupillo delle nostre carriere. Caballé, madonna! Ma dai! Ma dai! Ma cos'è? Si ricomincia! Ma sì! Sotto la pancia, io non c'ho parole. Albanis, mamma, guarda lì! Oddio Zola, madonna, ma che cazzo di parata è? Fixate sto gioco, vi prego. Palla della madonna, ma tienine una! O respingila sul difensore, no! Non lo fanno! Guarda lì! Ma cos'è sta merda? Ditemi cos'è! Vi prego! Vi prego, ditemelo! Cioè, ma si può giocare a un gioco così? Non si può! Moukoko, tira! Dove? Addosso al difensore! Giustamente! Il mio portiere prende gol sotto la pancia! Ma sì! Ma che equilibrato sto gioco! Gol all'esordio. Cioè, io ho fatto così. Guardate dove ha tirato. Bella roba, bello schifo. Moukoko. Ma poi caca! Perché gli altri non lo sbagliano mai questo gol? Perché? Perché? Spiegati! Finisce 1-1. Bello schifo. Gol dopo 5 minuti sotto la pancia. Una partita intera per cercare di rimontare. Gol del 2-1 in bocca. Lo spara. E rimessa laterale! Andorra e Spagnol hanno 2 punti più di noi. Vediamo. Vediamo la merda a cui andiamo incontro. Ma che cazzo fai? Dentro, Quadrado. Nope. Mai una gioia! Mai una gioia, raga! Mai una gioia proprio! Zero, eh! Una volta che ha fatto un inserimento, una cosa che non vedremo per le prossime 44 partite, ha preso il palo! Guarda qualche parata ha fatto. Gustafsson. Nope. Un altro palo! Ed era fuori gioco pure! Un altro palo, ma sì! Moukoko, no! Velocità vince Omari! Vince Omari in velocità! Ma certo! Vince Omari! Poi però quando prende palla il fenomeno Brad White, che succede? Non lo recuperi. Gustafsson! E piglialo! Piglialo da Gustafsson! Dopo una vita e mezzo, un assedio, anche qui un assedio continuo. Ma la partita non è finita qui, ragazzi. Perché io lo so cosa può architettare questo gioco.
Via, 1-0, vabbè, meglio di nulla. Sono comunque 3 punti. Che sudata, raga, che sudata. Gol di Gustafsson. Bene o male, da quando abbiamo cambiato totalmente modulo, la squadra a meno è più solida, quello sì. Facciamo Corona esterno destro e facciamo Lines esterno sinistro, siamo a posto. Torniamo indietro nel tempo. Las Palmas contro Andorra hanno meno punti di noi. Inutile dirvi che me li dovete disintegrare, ma tanto non succederà. Gustafsson è pure andato a 74 e Caballero a 72. Speriamo la cosa frutti. Va dentro Diego Lines. Certo, sì. Dai, forza lì. Dai così. Dai così, le palatone, iniziamo. Vaies, è già la seconda. Ah, Vaies è lo stesso che ci ha parlato di tutto quando abbiamo giocato su finale dell'episodio scorso, eh. Ricordiamo i fatti. Poi vincemmo 1-0, ma però qualsiasi cosa. Guarda che difensori lenti! Che difensori lenti! Lenti! Lumache del cazzo! Vaies! È ancora lui! Ancora Vaies! Quante ne deve parare prima di farci fare un misero gol? Ma guarda sto coglione! Fallo di cosa? Fallo di cosa? 2-0. Contro Las Palmas. Già 2-0 contro Las Palmas. Già noi abbiamo pochi punti. Questi ne hanno ancora di meno. Però hanno Vaies. Gianluigi Vaies ci hanno. Corona, state a vedere. Vaies. Ma sì, Vaies, raga. Guarda lì come si fanno a superare! No, mandala via! Va Vaies, raga, Vaies! Chi cazzo è Vaies? Ma dove giocava fino a ieri Vaies? Corona! Vaies! Vaies! Ancora lui! Ancora Iker! Marc-André Gianluigi Vaies, il figlio di Yashin e Buffon dopo un'inculata gay. Ecco cos'è Vaies. E siamo noni, non so come siamo noni. Andorra, Betis, Siviglia, un'altra squadra che ci romperà il culo malissimo. Facciamoci per il culo anche da Real Betis, forza. Dai, kick off glitch, dai, ma... Pigliala! La prende! Non ci va, mi si blocca il tasto! Sto pezzo di merda di gioco! E niente, non la blocca! Tanto ormai si riprende con da calcio d'angolo sicuro! Non blocca, non fa un cazzo! Gol di Perez, ragazzi. Gol di Perez. Abbiamo preso gol da cani e porci. Mukoko. La parata. Incredibile. Incredibile. Abbiamo fatto gol, ragazzi. Stappate il cazzo di champagne. Mukoko. Roberto Pereira, incredibile! Non è finita qui però! Roberto Pereira! 2-1, che succede? Che succede, ragazzi? Tutte ste imbucate a culo dobbiamo trovare per fare gol. Corona! Tecatito Corona! 3-1! Ho una partita giocata con criterio, con dignità, con voglia di vincere, finalmente!
Bravo Gabri Vega. Lines 4-1, succhiateci prepotentemente le palle. Recupero di Gabri Vega incredibile. Palla per Lines 4-1. Primo gol anche per lui finalmente. Finisce 4-1. Ucocò, Pereira, Corona e Lines. Finalmente qualcosa di concreto, qualcosa che abbia un senso, ragazzi. Perché io finora ho visto solo figure di merda una dietro l'altra. Real Valladolid Andorra, sono 17esimi. La squadra distrutta. Simulazione veloce. Cazzo! Pereira, Gustafsson, Pereira, Diego Lines. 4-0, va bene. Il Ren vuole Bull per questo coglionazzo qui, ma... ma vattene a prendere nel culo, vai. E ragazzi, Andorra-Barcellona sarà la partita che aprirà il prossimo episodio, anche perché sono distrutto. C'ho la gola che mi fa male da quanto mi ha fatto incazzare sto gioco di merda. Bene o male, siamo ottavi. Meglio di nulla. Importante è non retrocedere, quello sempre. Però si poteva fare assolutamente di più. Diamo un attimo un'occhiata alla rosa. Tatarusano è diminuito di 2. Andanovic di 1. Ha aumentato Johnston, ha aumentato Scalvini. Ha aumentato Barrera che è in prestito. Ha aumentato Caballero. Tutti di 1. Ha aumentato Ibrahimovic. Ha aumentato di 2 Lainesi nel club dal 1900. Avete capito come è fatto bene sto gioco? Ha aumentato Farrell di 2 che è in prestito. Diminuito Quadrado di 2. Ha aumentato Corona. Ha aumentato Vanner che è in prestito. E gli attaccanti, ha aumentato Ivanov e Gustafsson. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Speriamo che vada nettamente meglio, perché questa è andata veramente male. Speriamo di riprenderci e di continuare il nostro cammino. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Datemi un bacione, alla prossima.